È aperta. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, che ringraziamo di essere qui con noi, in sede di indagine conoscitiva deliberata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Camera 1428 Pellicani, Camera 2358 Brunetta e Camera 2907 Bazzaro, recanti modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Ricordo che l'audizione del prefetto di Venezia, tenutasi lo scorso 30 maggio, è stata condizionata nel suo svolgimento dai limitati tempi a disposizione della Commissione. Pertanto è emersa l'opportunità di riprenderne lo svolgimento nella seduta odierna. Do quindi la parola al signor prefetto Vittorio Zappalorto per affrontare le questioni che non è stato possibile approfondire nella scorsa seduta. Prego, prefetto. Grazie, signor Presidente. Nella scorsa seduta avevo rappresentato la difficoltà che ha questa città nel prendere le decisioni a causa di una situazione di conflittualità molto forte tra diversi interessi. Avevo indicato anche che la legge speciale sarebbe potuta servire per questa ragione, cioè per la governance dei problemi della città, e che all'interno della legge speciale avrebbe potuto trovare opportuna collocazione quell'autorità per la laguna che al momento è prevista da un decreto legge. E quindi la legge speciale si presenta come lo strumento più adatto per governare i problemi di questa città. All'interno della legge speciale andrebbe collocata quindi l'autorità per la laguna. Ho parlato anche della inidoneità dell'attuale governance dell'autorità per la laguna, perché c'è uno sbilanciamento a favore dello Stato, nel comitato di gestione, che è l'organo, diciamo, di esecutivo dell'autorità per la laguna. Il presidente viene eletto, il presidente dell'autorità per la laguna viene eletto soltanto sentito il presidente della regione e sentito il sindaco della città di Venezia. Questo è un vulnus, a mio avviso, che dovrebbe essere corretto, perché riterrei che le autorità locali, presidente della regione e sindaco, debbano esprimere una intesa più che essere soltanto sentiti. Questo risolverebbe l'attuale problema dello stallo di questa disposizione, che infatti non ha ancora trovato attuazione. Come noi sappiamo, l'autorità per la laguna è lì sulla carta, ma non c'è stata nessuna attuazione. Quindi andrebbero un po' ribilanciati i poteri tra governo centrale, quindi apparato centrale e governi e poteri locali, dando una più marcata potenzialità alla regione e al sindaco di Venezia all'interno del comitato di gestione dell'autorità per la laguna. Per quanto riguarda il ruolo che il cosiddetto comitatone potrebbe assumere, io vedrei un ruolo di controllo, di alta vigilanza sull'autorità per la laguna. Quindi il comitatone, rispondendo al vostro quesito, può rimanere come organismo centrale con funzione di indirizzo e con funzione di controllo di quella che sarà l'autorità per la laguna. Per quanto riguarda poi i restanti quesiti, ecco, andando ai punti 4 e 5 del vostro formulario, vorrei soffermarmi un attimo sul problema che io considero più importante, che è quello dell'eccesso di turismo in questa città. Voi sapete che dal 2014 al 2015 io ho avuto anche la possibilità di svolgere le funzioni di commissario straordinario a Venezia, e ho avuto
più volte occasione di attirare l'attenzione delle forze di polizia e anche del comune su un fenomeno che da anni sta interessando questa città, soprattutto il tessuto economico di questa città. Ma credo che il problema sia comune anche ad altre città come Firenze, Milano, Roma, città che sono interessate da flussi turistici importanti. Allora, cercherò di rispondere ai quesiti di questi due punti, i punti 4 e 5. Venezia, come noi tutti sappiamo, è un centro storico, dove la presenza turistica è riuscita a snaturare la città stessa, nel senso che ne ha cambiato il volto, ne ha cambiato la vivibilità. La fortissima domanda di alloggi turistici, questo turismo di massa, diciamo, ha favorito la trasformazione di quelle che prima erano abitazioni dei residenti in alloggi turistici. E la commercializzazione di questi alloggi turistici avviene per lo più in maniera abusiva. È organizzata da agenzie internazionali che hanno sede in altri paesi, che hanno sede all'estero. E quindi comporta una forte elusione anche di quelle che possono essere le imposte che vengono pagate. Pensiamo che dal 2000 al 2019, quindi nell'arco di quasi 20 anni, 20.000 persone, 20.000 veneziani hanno lasciato il centro storico di Venezia e sono andati ad abitare da altre parti, quindi in terraferma o nella vicina Mestre. Questa massificazione della domanda turistica ha comportato la sparizione delle locazioni ordinarie. Perché? Ma perché le locazioni turistiche sono molto più redditizie, sono molto più conveniente. Il veneziano lascia Murano, lascia Burano, lascia diciamo l'isola di Venezia, si trasferisce in terraferma con la famiglia e affitta la sua abitazione, ne fa uno, due, anche più appartamenti e la affitta come locazione turistica. E questo comporta tanti problemi. Una delle conseguenze negative, faccio una digressione soltanto su una delle conseguenze negative. Se lei, presidente, o uno dei commissari avesse un figlio che vuole trasferirsi a Venezia per lavoro e dovesse andare in affitto, si troverebbe in una situazione del genere. Praticamente si troverebbe a dover partecipare ad una sorta di concorso, di gara, dove gli vengono chiesti dei requisiti, c'è un rilancio del canone di affitto rispetto a quello che è di base, che è previsto come base, e ci sono centinaia di concorrenti per questa locazione, per questo affitto. I requisiti sono richiesti da agenzie che hanno sede all'estero, anche se si tratta di proprietari veneziani. E quindi questo spinge il prezzo degli affitti ad una dimensione che non è, diciamo, facilmente, assolvibile da parte per esempio, di un pubblico impiegato. E quindi noi abbiamo assistito allo spopolamento delle pubbliche amministrazioni che stanno qui a Venezia. Nella sola prefettura noi abbiamo dovuto chiudere al pubblico in certe giornate gli uffici perché non abbiamo più personale. La stessa amministrazione della giustizia, è in una gravissima difficoltà perché i concorsi che vengono espletati, soprattutto dalla Presidenza del Consiglio, con l'invio di personale negli uffici pubblici di Venezia, sono quasi inutili perché dopo 3 mesi più della metà del personale se n'è andato.
fa domanda di o rinuncia al posto o fa la domanda per il trasferimento in altre sedi. Ecco, quindi l'esodo dalle pubbliche amministrazioni dei dipendenti pubblici causato dall'affitto, dal prezzo degli affitti e dal tenore, del tenore della vita qui a Venezia, comporta una difficoltà sempre maggiore per le pubbliche amministrazioni. Quindi all'interno delle misure che bisognerebbe prevedere per correggere questa distorsione, per incentivare la residenzialità, bisognerebbe pensare all'interno della legge speciale anche a delle agevolazioni o a delle contribuzioni per l'abbattimento di queste spese, delle spese di affitto, oppure si potrebbe pensare a dare a Venezia uno status di sede disagiata per le pubbliche amministrazioni, in modo da dare degli incentivi, diciamo, in termini di premialità in termini di servizio per i dipendenti pubblici. Naturalmente la sfida vera, quella più difficile, è di riportare le persone a Venezia, di riportare i residenti a Venezia, quindi di ripopolare il centro storico di Venezia, che altrimenti rischia di essere completamente abbandonato. Per ripopolare il centro storico di Venezia ci vuole una disponibilità di alloggi che attualmente non c'è. Non perché non ci siano le case, ma perché queste case sono utilizzate in maniera distorsiva, e cioè sono utilizzate per alloggi turistici. Bisognerebbe pensare a qualche cosa che possa anche incidere su quella che è l'iniziatività economica e sulla disponibilità del patrimonio da parte del privato. Mi viene in mente l'articolo 41 della Costituzione, che prevede che la proprietà privata sia soggetta anche ad una utilità, diciamo, di tipo sociale. E pensando a Venezia come patrimonio comune dell'umanità, come un bene, diciamo, non si può continuare a pensare che l'utilizzo di queste abitazioni in un centro storico dove c'è una concentrazione di arte, di monumenti e di storia come a Venezia possa continuare ad essere nella piena disponibilità dei privati senza nessun condizionamento, senza nessuna restrizione. Quindi bisognerebbe pensare anche in questi termini. Nel senso di dare un'utilità sociale anche ai beni privati. Certamente la realizzazione di questi scopi non è facile, ma nel momento in cui ci stiamo apprestando a mettere in piedi una legge speciale per Venezia, bisognerebbe pensare anche in questi termini. Soprattutto uno dovrebbe chiedersi perché decidere di venire ad abitare a Venezia se non c'è un lavoro a Venezia. Quali sono i tipi di lavoro che uno può fare a Venezia se non quello della pubblica amministrazione, di un ufficio pubblico? Tutte quelle che erano gli altri lavori non ci sono più, sono stati soppiantati. Adesso la vocazione della città è totalmente turistica, per cui se non si viene a Venezia per lavorare sul turismo, non ci sono altre possibilità. Il tema quindi diventerebbe quello di riportare in centro, nella Venezia insulare, quelle attività che non siano legate al turismo. E come? Come si può fare questo? Si può fare, a mio avviso, facendo diventare Venezia la capitale mondiale della sostenibilità, portando a Venezia la ricerca, lo studio su fenomeni come le grandi pandemie, perché Venezia
Ricordiamo che storicamente è stato il primo laboratorio sperimentale per lo studio delle grandi pandemie, facendo diventare Venezia un centro mondiale per i cambiamenti climatici, cioè riportando a lavorare qui a Venezia scienziati, studiosi e con le loro famiglie, analogamente a quello che è successo negli anni 60 e 70 in una città come Trieste. È diventata la città della scienza e lì si sono stati insediati università, laboratori, centri scientifici importanti che hanno trasformato il volto di Trieste. Ecco, a Venezia bisognerebbe fare qualche cosa di simile. Si potrebbero recuperare migliaia di immobili che adesso sono inutilizzati o anche intere isole che adesso si trovano in uno stato di quasi totale abbandono. Potrebbero essere ospitate istituzioni scientifiche mondiali. Ecco, tornando alla domanda principale, questo tipo di turismo a basso prezzo viene soddisfatto, questa domanda turistica così di massa viene soddisfatta da negozi che sono gestiti per lo più da cinesi, i quali hanno fatto sparire le attività di prossimità, quali le macellerie, i panifici, l'ortofrutta, tutti quei negozi che servivano ai residenti. Sono andati via i residenti, non ci sono più questi negozi, al posto di questi negozi sono arrivati i cinesi con le loro quincaglierie. A loro volta, gli alloggi turistici, siccome sono sprovvisti di cucina o di cucinini, inducono una domanda di cibo pronto e quindi accanto a quella che è la ristorazione tradizionale veneziana sono sorti centinaia e centinaia di takeaway, di negozi che soddisfano il finger food e quindi una domanda di cibo pronta, che viene soddisfatta con fast food. Fast food è una cosa utile, è una cosa anche bella, è una cosa che comporta però un lavoro aggiuntivo, soprattutto per il comune di Venezia che è costretto a ripulire la città più volte al giorno. Lungo gli itinerari, che sono sempre quelli, sono 4-5 itinerari turistici fortemente frequentati. Lungo questi itinerari sono sorti negozi di pelletteria e di abbigliamento di bassa qualità, negozi di souvenir che vendono vetro di Murano, ma non è vetro di Murano, sono imitazioni per lo più fatte in Cina, tutti negozi a basso prezzo. E diciamo, la moltiplicazione di questi negozi è favorita da un lato da una legislazione europea che prevede la deregulation, non c'è più bisogno di autorizzazioni, basta una scia, basta una comunicazione e il negozio è pronto. E dall'altra, dalla impossibilità di fare controlli su questi negozi, perché c'è un turnover nella titolarità dei negozi che non consente alla Guardia di Finanza o al Comune di fare le verifiche amministrative necessarie. I titolari di questi negozi, come ho detto, sono per lo più persone asiatiche, cinesi o anche di altre nazionalità. Questi non vivono la città, nel senso che non sono residenti a Venezia. Vengono a Venezia la mattina, aprono la sala cinesca e alle 5 del pomeriggio se ne tornano in terraferma. Questo per dire che non hanno un radicamento alla città, non è che ci tengono al loro negozio, sono quasi dei commessi, ecco. E quindi sono persone che sono estranee alla vita della città. Pensate che dal 98 c'erano 45 negozi di questo tipo, adesso sono arrivati a 850 nel 2018 e hanno superato il migliaio sicuramente dopo il lockdown.
Il comando provinciale della Guardia di Finanza, assieme al Comune di Venezia, alla Polizia Locale, ha condotto un'indagine per diverso tempo, un'indagine molto approfondita, e ha consegnato a questa stessa commissione un dossier che è un documento estremamente importante, perché oltre ad analizzare bene questo fenomeno dell'overtourism, ha dato anche delle indicazioni operative per uscire da questa situazione, ha fornito anche una serie di rimedi possibili a questa situazione. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla luce una condizione che è fortemente preoccupante per me che faccio il prefetto in questa città. Pensate che i titolari delle licenze di questi negozi cinesi spesso hanno una capacità reddituale che non giustifica la licenza, non giustifica l'acquisto di una licenza in quel posto di Venezia. E quindi ci si chiede da dove vengono questi soldi, quali sono i flussi finanziari. Flussi finanziari che si perdono quando si arriva a verificare che vengono dalla Cina o vengono da altri paesi orientali. Quindi c'è anche poca trasparenza, c'è una certa opacità nel finanziamento di queste attività. Sempre all'interno della comunità cinese si sta diffondendo l'acquisto di asset che sono importanti, cioè l'acquisto di alberghi che sono alberghi storici, alberghi importanti della città di Venezia o di complessi immobiliari che comunque sono di una certa importanza. Il passaggio di proprietà di questi beni avviene con una modalità nuova, nel senso che è prevista dal nostro codice civile, è la vendita compatto di riscatto, ma era una modalità completamente abbandonata negli ultimi anni. Allora, qual è l'interesse ad utilizzare questo tipo di vendita? L'ipotesi plausibile è che, siccome il passaggio di proprietà si realizza soltanto con il pagamento dell'ultima rata, l'importo delle singole rate è tenuto al di sotto della soglia di tracciabilità del sistema creditizio. E questo, secondo la Guardia di Finanza, ma io ci credo, potrebbe essere per diciamo, evitare tutta la normativa antiriciclaggio. Quindi, nel corso di tutti i controlli che sono stati fatti dalla Guardia di Finanza e dal Comune di Venezia, sono state fatte delle attività che hanno portato alla luce un sistema vero e proprio che è estremamente preoccupante, perché ci sono laboratori irregolari. Ci sono fatturazioni false, ci sono prodotti che non sono certificati, prodotti di bassissima qualità, anche nocivi. Insomma, il fenomeno dell'overtourism porta con sé non soltanto un degrado, costante della città, ma anche una diffusa illegalità di tutto il sistema economico che sorregge questo tipo di turismo. Le contromisure che potrebbero essere adottate trovano un riferimento preciso nella prima legge speciale per Venezia, quella del 1973, la 171, perché lì non si parla soltanto di salvaguardia fisica della città, ma si parla anche di vitalità socio-economica. Ecco quindi che abbiamo un dente molto forte, un laccio per agganciarci a quella legge speciale e per fare in modo che la futura legge speciale, quella di cui stiamo parlando in questo momento, possa dedicare un capitolo importantissimo, a mio avviso, su quella che è la vitalità socio-economica legata anche alla legalità socio-economica della città. I settori che dovrebbero trovare una
normazione nella legge, nella futura legge speciale, quindi sono la recettività extra alberghiera, quindi la recettività turistica che non sia quella degli alberghi, il settore del commercio, il settore delle attività di somministrazione, quello del trasporto acqueo, di cui parlerò tra poco, e quello delle professioni turistiche. Ognuna di queste tematiche dovrebbe avere un capitolo a parte, un capitolo dedicato nella legge speciale. Finora che cosa è stato fatto? Finora il comune ha cercato di, in qualche modo, in tutti i modi, bisogna dire la verità, di arginare questo che è un problema che si risolve solamente appunto all'interno di una normazione speciale, perché finora questa normazione speciale non c'è stata. Il comune è orientato per il contingentamento delle presenze in città e quindi per la previsione di un ticket d'ingresso in città con prenotazione. Esiste già una norma in questo senso, non è di facile attuazione. Però questo è il piano sul quale si sta muovendo, diciamo, l'ente locale. È chiaro che il problema però andrebbe aggredito alla radice, e cioè mettendo un tetto su base stagionale alle affittanze turistiche, il che significa dire che a Venezia non possono entrare più di tot persone a seconda del periodo dell'anno, o che le affittanze turistiche non possono essere inferiori a un certo numero di giorni, un mese, 2 mesi, quello che si deciderà. Però, ecco, questo è il modo, a mio avviso, corretto per aggredire questo fenomeno del sovraturismo. Il documento che ho citato della Guardia di Finanza contiene anche questo tipo di indicazioni, quindi quello che io posso raccomandare è di utilizzare quello documento come base di lavoro. Problema della navigazione. Qui rispondo ai quesiti che sono indicati al punto 3 del formulario della Commissione, signor Presidente. Può sembrare una cosa scontata, può sembrare un'ovvietà, ma molte persone che non vivono a Venezia fanno fatica a capire che a Venezia non si circola come nelle altre parti d'Italia. Mi è capitato recentemente di dover spiegare a dei funzionari romani che si occupavano del G20, G20 dell'economia che abbiamo fatto qui l'estate scorsa, e dovrei spiegare che all'arsenale di Venezia non si poteva arrivare con il camion. Però loro hanno pensato che questo fosse dovuto al fatto che le calli sono troppo strette e quindi hanno detto: va bene, non importa, prefetto, arriveremo con la macchina. No, all'arsenale di Venezia non si arriva neanche con la macchina, soltanto o col vaporetto o a piedi. Questo per capire quanto è difficile, diciamo, capire per le persone che non vivono qui le difficoltà del movimento. La navigazione è quindi con tutti i suoi problemi, il primo dei quali è il moto ondoso che è una vera piaga per la città, che affligge questa città. Prefetto, mi sente, mi scusi. Sì, prego, signor Presidente. Non so quanto tempo ho a disposizione. Pronto? Mi sentite? Non sento più. Signor prefetto, mi sente? Adesso sì, la sento. Senta, mi scusi, essendo passata mezz'ora, le devo chiedere di andare a conclusione. Sì, va bene, allora. L'ascoltiamo. Va bene? Grazie.
Benissimo. Per quanto riguarda il quesito sul moto ondoso, credo che questo sia un problema enorme per Venezia. Non è stato risolto nemmeno da un commissario straordinario che è stato nominato nel 2001, e il moto ondoso si affronta solamente con una legislazione speciale che regoli la navigazione in laguna e quindi nella città di Venezia, e che sia una legislazione che non mutua le regole della circolazione che valgono per il codice della strada, perché il codice della strada non è assolutamente applicabile ad una città dove si va in barca, dove si circola con la barca. Quindi la ricetta su questo problema e su tutti i problemi che sono collegati alla navigazione è di dare una legislazione speciale per la navigazione all'interno della città di Venezia. Nella relazione che consegnerò a questa commissione, cercherò di indicare anche in maniera più analitica quelli che sono i problemi e i possibili rimedi a questo problema. Vado rapidamente al problema delle grandi navi. Come sappiamo, il governo ha preso questa decisione di impedire il passaggio delle grandi navi sul canale della Giudecca, per cui quella che era la stazione marittima che serviva all'ormeggio delle grandi navi ora diventa un bene che non è utilizzato e per il quale dovrà essere trovata un'altra destinazione. Al momento le grandi navi sono state dirottate al porto di Marghera, che è un porto commerciale dove arrivano le navi rinfusa, le navi container, arrivano le navi commerciali. E le banchine che ospitano queste navi sono banchine commerciali, non sono banchine nate per ospitare un traffico passeggeri. Quando sono iniziati i lavori di adeguamento di queste banchine, io mi sono interessato alla questione e ho chiesto all'autorità portuale se queste banchine erano idonee dal punto di vista della sicurezza per ospitare i passeggeri. Perché? Ma perché a Porto Marghera insistono una serie di stabilimenti che rientrano nella normativa Seveso, che quindi sono a rischio di incidente rilevante, esistono delle zone di attenzione che comprendono anche le banchine dove arrivano le grandi navi, quindi io volevo sapere se questi lavori e se le navi passeggeri in avvicinamento e in fase di ormeggio sono a conoscenza dell'esistenza di queste zone di attenzione. Stiamo parlando di zone di attenzione e non di zone di pericolo. Zone di attenzione significa che chi arriva in queste zone, chi lavora dentro a queste zone, deve essere perfettamente informato su quelli che sono i rischi che derivano dall'esistenza di questi impianti. Ne è nata una serie di riunioni che abbiamo fatto con l'autorità portuale, con il comitato tecnico regionale, con i vigili del fuoco, per dare le prescrizioni ai comandanti delle navi e ai passeggeri sulle norme di comportamento che devono essere tenute all'interno di queste zone. Quindi anche sotto questo profilo c'è un'attività che è ancora in corso perché l'adeguamento non è ancora terminato, ma si sta lavorando in questo senso. E io credo che anche queste banchine, che sono, diciamo, approdi temporanei, sono previsti in maniera temporanea, possano, una volta che questi lavori sono terminati, possono ospitare l'ormeggio di queste grandi navi in condizioni di sicurezza. Ecco. Sono disponibile a eventuali domande, se ci sono. Ho fatto un po' una corsa, però conto di mandare alla Commissione questo lavoro e ringrazio lei, Presidente, e tutti i commissari. Sì. No. Sì, adesso lo sento, sì. Sì, grazie e ringrazio il signor prefetto.
per questa seconda parte anche della relazione che integra e affronta tutti i temi all'ordine del giorno di Venezia e quindi anche della legge speciale. Solo un gli stimoli sarebbero tanti, ma solo un flash perché siamo fuori tempo massimo. E sulla questione delle locazioni ad uso turistico, ecco, mi pare di capire che questo sicuramente è uno dei temi che, come ricordava, andrebbe affrontato all'interno della nuova legge speciale, ma lei ritiene in particolare che accanto, appunto, sapendo che per riportare la residenza a Venezia sono necessari un mix di azioni a partire appunto dall'intervento sulla base economica, come ricordava, ma porre una disciplina dei limiti alle locazioni turistiche, quelle previste dalla legge regionale, secondo lei sarebbe quanto mai opportuno quindi? Assolutamente sì, onorevole. Secondo me non solo opportuno, ma è necessario, perché è da lì che bisogna partire se si vuole dare una disciplina a questo settore. La disciplina adesso prevista è troppo, diciamo così, permissiva. È una disciplina che vale per tutte le città, ma non può valere per Venezia. Venezia deve avere uno status particolare, perché i flussi turistici che ci sono a Venezia non ci sono in altre città, a Treviso, a Padova o in altre città del Veneto o anche d'Italia. Quindi è necessaria una disciplina molto più restrittiva che riveda le attuali regole regionali. Grazie prefetto per il suo contributo e per aver partecipato ai nostri lavori, e la salutiamo. Buon lavoro prefetto. Grazie, grazie presidente, buon lavoro. Grazie. Ringrazio di essere qui con noi il comandante della Capitaneria di Porto, l'ammiraglio Piero Pellizzari. Ricordo anche al nostro ospite che è stato inviato un questionario per orientare il suo contributo ai lavori della Commissione. Lo ringrazio appunto di essere qui con noi per poter dare il suo contributo allo svolgimento di questa nostra relazione, e le cedo la parola. Le chiederei, ammiraglio, di stare tra i 20-30 minuti, insomma, questo è il tempo dell'audizione, però magari i colleghi hanno poi bisogno di interagire con lei. Grazie, prego. Grazie signor Presidente, buongiorno, saluto i membri dell'ottava Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, che ringrazio per l'opportunità concessami oggi di illustrare il contributo della Direzione Marittima del Veneto sulle principali questioni riguardanti la portualità della Laguna di Venezia, che ritengo centrali per gli aspetti di competenza di questa autorità marittima. Cercherò di contenere il mio intervento dentro i 15 minuti, per poi lasciare del tempo eventualmente per delle domande. Rimando ai contenuti delle precedenti audizioni circa le funzioni delle capitanerie di porto guardia costiera,
L'aspetto sul quale vorrei da subito attirare la vostra attenzione e che più di tutto reputo essenziale per la sopravvivenza del porto di Venezia è certamente quello dell'accessibilità nautica dei canali marittimi di navigazione. Come noto, il porto di Venezia presenta spiccate peculiarità locali che lo rendono unico nel panorama nazionale, anche sotto l'aspetto ambientale. La ramificazione dei canali marittimi lagunari costringe il traffico portuale a tempi di transito nettamente superiori rispetto alla maggioranza degli scali nazionali, anche a causa dei limiti di accessibilità nautica determinati dalla larghezza e dalle batimetrie imposti dal MOSE nei canali marittimi di accesso. Canali che sono percorribili in modalità convoglio a senso unico alternato. Per essere più chiaro, non è possibile che all'interno del canale Malamocco-Marghera vi sia un incrocio di traffico, ma si deve formano dei che a senso unico alternato appunto accedono alle aree e alle banchine portuali. In altre parole, è indispensabile quindi la particolare conformazione dell'ambito lagunare comporta ai fini del mantenimento dell'operatività portuale di Venezia debba essere mantenuto innanzitutto una costante ed attenta manutenzione dei canali e delle infrastrutture critiche attraverso interventi sostenibili in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente, della sicurezza, della navigazione e dell'efficienza del porto. In altre parole, è indispensabile mantenere un piano manutentivo che assicuri le condizioni di navigabilità del porto per qualsiasi tipologia di traffico, sia passeggeri che commerciale, tali che ogni comandante di nave nell'approcciarsi a Venezia sia in grado di conoscere, prima dell'accesso, con certezza le caratteristiche di accessibilità nautica delle vie d'acqua e possa quindi manovrare in sicurezza lungo i canali marittimi al pari di quanto ordinariamente avviene in analoghi contesti portuali del mondo, anche in contesti lagunari. La rilevanza di tale aspetto ha ancora avuto maggiore importanza con il decreto-legge 103 del 2021, che ha vietato il transito da San Marco delle navi da crociera e ha accelerato il processo di riassetto della portualità veneziana, introducendo le navi da crociera all'interno di Porto Marghera. Vado ora a fare riferimento alle vostre domande, sempre centrando sul porto di Venezia il mio intervento. Quindi, qual è il giudizio dell'autorità marittima in ordine sul progetto di un porto fuori dalle acque protette della laguna? Al di là dei possibili sviluppi del contenzioso amministrativo sorto a seguito del ricorso d'Uferco, occorre domandarsi se l'idea di un progetto di porto offshore adibito a navi da crociera e porta containers transoceaniche possa contribuire ad accrescere la capacità ricettiva del sistema portuale lagunare e a riorganizzare le aree portuali dismesse di Porto Marghera, potendo fungere anche da porto rifugio in caso di situazioni meteomarine avverse o di emergenze di varia natura. È indubbio che l'infrastruttura progettare offshore sarà di dimensioni importanti e dovrà prevedere il raggiungimento di fondali adeguati, oltre ad opere di protezione dai venti di bora e di scirocco. Anche per il progetto d'Uferco, che prevede il collocamento in bocca di porto del Lido, è rilevante l'esposizione ai venti in relazione alle dimensioni delle navi da crociera, sia in manovra che all'ormeggio. Pertanto, con riferimento alla localizzazione e alla distanza dalla costa della nuova struttura offshore, il parere dell'autorità marittima non potrà prescindere da una serie di simulazioni preventive delle manovre di accosto delle navi alla struttura stessa e da un'adeguata analisi del rischio che valuti le interferenze che si creeranno tra il traffico marittimo ordinariamente presente in zona e quello di collegamento che deriverà dal trasporto di passeggeri, equipaggi e beni con la terraferma. Sarà infatti necessario organizzare efficacemente la catena logistica lungo la direttrice nave, stazione marittima, banchine portuali, al fine di garantire la regolarità dei flussi di traffico ed evitare riflessi negativi sulle altre attività portuali e sulla città. Dall'efficienza di tale catena logistica
e conseguentemente dalla sostenibilità della stessa per l'ambito lagunare, deriverà non solo il successo della soluzione del porto shore, ma anche la possibilità che esso possa servire da volano per l'intero sistema portuale dell'altro Adriatico. Circa la necessità di riconoscere al porto di Venezia la qualifica di porto regolato. Oltre alla ramificazione dei canali marittimi lagunari accennati in premessa, altro fattore caratteristico e condizionante l'accessibilità alle strutture portuali è costituito dal sistema MOSE, di parete mobile, che rende il porto di Venezia e quello di Chioggia ad accesso regolato, in quanto la gestione dell'avvicinamento delle navi alle bocche in entrata e uscita deve contemperare l'esigenza di salvaguardia dalle acque alte con la migliore funzionalità dei traffici portuali, in un quadro di garanzia della sicurezza della navigazione. Per assicurare la maggiore efficienza possibile nella movimentazione delle merci è necessario conseguire l'accessibilità nautica del porto H24, con l'offerta di servizi non solo tecnico-nautici, ma anche portuali just in time, in grado di consentire alle navi di operare in qualsiasi momento, anche di notte e con visibilità ridotta, in modo da recuperare i tempi di transito e quelli eventuali di attesa causati dall'attivazione del MOSE. La realizzazione di tale progetto richiede l'indispensabile e convinta partecipazione di tutti i terminalisti, che dovranno assicurare lo svolgimento continuo sulle 24 ore delle operazioni portuali, garantendo assieme agli altri soggetti coinvolti nella catena logistica, la continuità ininterrotta della movimentazione dei carichi. Ad oggi, in aggiunta ad una stringente e specifica regolamentazione del traffico e dell'utilizzo dei servizi tecnico-nautici da parte delle navi che ne fanno scalo, la Capitaneria di Porto di Venezia ha messo a punto una procedura operativa concordata con le istituzioni coinvolte del cluster portuale, per assicurare la gestione ottimizzata del traffico portuale a seguito degli eventi di chiusura precedenti, tra l'altro, la messa in campo anche di un'apposita struttura presso la sala operativa della Guardia Costiera con il compito di ridurre i tempi di attesa dei vettori in ingresso e in uscita dal porto. Tuttavia, ai fini del pieno conseguimento dell'obiettivo porto regolato, ritengo indispensabile realizzare una serie di interventi che ho riassunto in quattro punti. Il primo, la rivisitazione dell'assetto che regola attualmente i servizi tecnico-nautici, ormeggiatori, rimorchiatori, piloti e battellieri, la cui disciplina ed organizzazione deve rimanere in capo all'autorità marittima, seppure d'intesa con l'autorità di sistema portuale, attesi i preminenti e connessi aspetti di sicurezza della navigazione. Per quanto attiene la formazione dei criteri e dei meccanismi di formazione delle tariffe dei predetti servizi, dovrebbe essere attentamente valutati gli extracosti eventualmente nascenti dal periodo di sollevamento delle paratoie del MOSE, prevedendo eventuali misure compensative. Il secondo punto riguarda la realizzazione di un nuovo centro di controllo del traffico portuale. Ho parlato prima di rendere più efficiente possibile l'ingresso e l'uscita delle navi dal porto, proprio in vista dell'apertura e della chiusura del MOSE, che si integri con l'esistente centro QTS di controllo della Capitaneria di Porto, in modo da assicurare un coordinamento continuo e dinamico degli accosti delle navi, dei servizi e del traffico nei canali marittimi lagunari, secondo le logiche già richiamate del just in time attuate dai modelli logistici portuali più moderni. Terzo punto, un aumento del personale della Capitaneria di Porto per garantire l'operatività del porto sulle 24 ore, soprattutto quando i momenti di alta marea si succedono e il MOSE viene alzato ripetutamente, anche per 2 o 3 volte di seguito, ricoprendo un'intera settimana, dove il nostro personale deve essere costantemente presente per assicurare, nell'ambito delle funzioni del comandante del porto, l'ingresso e l'uscita delle navi. Proprio in virtù dei crescenti carichi di lavoro, anche attraverso un auspicabile e mirato intervento legislativo di incremento di organico pari ad almeno 30 unità, esso servirà ad assicurare un turno di lavoro continuativo per la pronta riorganizzazione del traffico e del relativo monitoraggio in caso di attivazione del MOSE, anche durante i periodi di tempo prolungati, come ho già detto.
A tal riguardo, la cabina di porto e l'autorità di sistema portuale stanno predisponendo congiuntamente un applicativo che, attraverso l'elaborazione automatica di vari fattori, sarà di ausilio alla riorganizzazione del traffico. Immaginate che tutte le volte che si alzano e si abbassano le paratoie, noi dobbiamo riorganizzare un traffico che, come dicevo prima, si muove anche a senso unico alternato per poter raggiungere le banchine. E questo ovviamente secondo i tempi che vengono dettati dalla marea. Quarto e ultimo punto, la previsione di adeguamenti infrastrutturali. Questo, ripeto, è fondamentale, l'ho detto in premessa, per migliorare le condizioni di accessibilità nautica, senza soluzioni di continuità anche in periodo notturno dei canali marittimi. Ci sono delle limitazioni in questo momento, durante il periodo notturno, che intendiamo togliere anche a seguito di un'analisi dei rischi che stiamo conducendo insieme all'autorità di sistema portuale. Faccio riferimento in particolare, oltre ai già evidenti escavi evidenziati, escavi manutentivi, alla percorribilità delle conche di navigazione presenti alla bocca di porto di Malamocco e di Chioggia, sui quali ritornerò, al costante adeguamento tecnologico degli ausili alla navigazione marittimo-portuale e ai sistemi di illuminazione delle banchine. Vengo ora al terzo quesito. Come giudico la prevista realizzazione di una serie di approdi diffusi a Porto Marghera per le grandi navi? La Capitaneria di Porto di Venezia sta fornendo il proprio completo apporto al commissario straordinario nominato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili al fine di consentire l'ormeggio delle navi passeggere cosiddetti approdi diffusi a Porto Marghera. Allo scopo di evitare interferenze con il traffico merci, l'autorità marittima sta curando con la massima attenzione la predisposizione del piano di accoste di Porto Marghera, inserendo gli arrivi delle navi da crociera nei fine settimana ed organizzando il traffico di ingresso e di uscita dal porto in modo da evitare attese e rallentamenti nelle movimentazioni. Inoltre, l'autorità marittima ha elaborato recentemente nuove prescrizioni di sicurezza, in particolare nell'ambito dei collegamenti all'interno del canale industriale, appunto, emanando due nuove ordinanze recanti misure per il transito delle navi. La prima, relativa per le navi da crociera alle condizioni del vento, e la seconda riguardante il recepimento dei nuovi limiti di pescaggio derivanti dalle recenti attività di escavo manutentivo portate a termine dall'autorità sistema portuale. Richiamando quanto evidenziato in apertura del mio discorso, è evidente che la questione di istituire approdi diffusi a Marghera, tenuto conto anche dei limiti di vento introdotti per le crociere con la precitata ordinanza, appare intimamente legata ad una costante manutenzione dei canali in una con il completamento dei marginamenti delle sponde. In altre parole, gli escavi devono marciare di pari passo con i marginamenti, se no il materiale continua a franare nei canali. A riguardo, in prospettiva, sarebbe auspicabile portare la larghezza del canale Malamocco-Marghera ad una misura congrua di almeno 100 metri, sino al bacino di evoluzione numero 4, oltre che ipotizzare una zona di interscambio a metà canale per consentire l'incrocio delle navi provenienti da versi opposti, al fine di incrementare efficienza e sicurezza. Per la realizzazione di questi interventi, in generale per il mantenimento della capacità operativa del porto, sarà indispensabile giungere ad una rapida conclusione degli iter di aggiornamento del piano morfologico e del protocollo fanghi. Le navi da crociera a misura di Venezia e il terminal crocieristico di Marittima. Ovviamente spetta al legislatore individuare la misura delle navi da crociera ritenuta sostenibile per il contesto lagunare veneziano, in funzione di un insieme di criteri di valutazione che tenga conto del soddisfacimento dei vari interessi pubblici coinvolti, di natura ambientale, sociale, storica, architettonica ed economica. Quanto riguarda gli aspetti di sicurezza della navigazione, la portualità veneziana si è adeguatamente sostenuta attraverso gli interventi di infrastrutturazione e manutenzione appena descritti, abbia la potenzialità necessaria per riprendere la propria centralità nell'ambito del settore crocieristico del Mediterraneo orientale. Dipenderà poi dalle decisioni del comparto armatoriale la realizzabilità di un traffico da crociera costituito da navi di lunghezza più contenuta rispetto a quelle attuali, in considerazione dei volumi di domanda di cruising internazionale,
degli investimenti richiesti e delle economie conseguibili attraverso unità da passeggeri di determinate dimensioni. Pertanto, salvo modifiche normative al momento non prevedibili, un'eventuale classe Venezia di unità dimensionalmente ridotte, integrante un flusso di traffico alternativo a quello scalante gli accosti di Marghera, nell'ottica di percorrere i canali di San Marco e Giudecca, non potrebbe che rispettare i limiti dimensionali introdotti dal decreto legge 103/2021, cioè sotto le 25.000 tonnellate. Stiamo parlando di unità intorno ai 160, 170, 180 metri in relazione poi alla larghezza dell'unità, normalmente sono intorno ai 25-26 metri. Relativamente invece alla possibile riconversione del terminale crocieristico della Marittima, qualora le poche navi passeggeri attualmente autorizzate al suo utilizzo non ne garantissero la sostenibilità economica e non si dovesse conseguire il ripristino dei fondali del canale Vittorio Emanuele III, si potrebbe pensare di consolidare in quel sito una stazione attrezzata per la ricezione di mega yacht lungo tutto l'arco dell'anno. Opere complementari del MOSE. Quinta domanda. Un tema particolarmente rilevante riguarda la piena accessibilità delle conche di navigazione di Lido e Malamocco per Venezia, oltre a quelle di Chioggia durante il sollevamento delle paratoie. Le conche di navigazione sono quei sistemi che consentono alle navi di bypassare la chiusura dal MOSE, quindi in qualche modo consentono l'ingresso e l'uscita in ovviamente una a una delle navi o l'ingresso delle navi in porto. Soffermandomi in particolare sulla conca del canale di Malamocco-Marghera, occorre sottolineare come l'infrastruttura non risulti al momento collaudata con unità delle dimensioni previste dal progetto, che si ricordo erano intorno ai 280 metri. Inoltre, nel mese di febbraio 2015, la porta della conca lato mare ha subito un danneggiamento a seguito di una mareggiata ed ad oggi non è stata ancora ripristinata. In ogni caso, a partire dal 2013 sono state effettuate diverse simulazioni e prove di transito che hanno fatto emergere diverse criticità riguardo alla lunghezza massima delle navi che possono attraversare la conca stessa e dalle condizioni meteomarine con le quali effettuare gli attraversamenti, portando la cabina di porto a rappresentare al proprietario Opere Puri l'opportunità di rivalutare le originarie soluzioni di natura tecnico-ingegneristica allo scopo di consentire l'ingresso di navi di maggiori dimensioni e di apportare alcune modifiche all'attuale struttura al fine di consentire alle navi di effettuare le manovre di attraversamento in sicurezza e con condizioni meteomarine variabili. Per quanto concerne la conca della bocca di porto di Chioggia, ne è stata auspicata una sollecita entrata in funzione che permetterà di mitigare i riflessi della chiusura del MOSE sull'attività della locale flotta peschereccia, costretta oggi a subire interruzioni o ritardi a seguito dell'innalzamento delle barriere mobili. In ogni caso, le conche, quando entreranno in funzione, e ad oggi è previsto intorno a settembre, prima di settembre 2023, in caso di attivazione del MOSE, consentiranno l'accesso parziale del traffico da per la laguna e soprattutto entro i limiti che saranno individuati dall'autorità marittima, che dovrebbero essere dell'attualità intorno ai 210 metri. Come ritiene si possa aggiungere ad un controllo del moto ondoso? E mi avvio alle conclusioni, sono all'ultimo quesito di interesse dell'autorità marittima. Una problematica particolarmente sentita all'interno della laguna di Venezia, l'ha già citato il prefetto testé, è quella del moto ondoso, originato dall'intensità del traffico delle imbarcazioni e della velocità alle quali le stesse sono condotte, superando talvolta i limiti consentiti. Il fenomeno si è nuovamente accentuato con la ripresa degli afflussi turistici in laguna, che comportano un notevole incremento dei mezzi di trasporto, in particolare di quelli da passeggeri e appunto da trasporto. L'impiego da parte delle forze dell'ordine del dispositivo mobile di rilevamento della velocità chiamato telelaser è stato fortemente condizionato ad oggi da un orientamento del Tribunale di Venezia, secondo il quale in mancanza di una norma specificatamente dedicata all'ambiente navigatorio occorre applicare analogicamente le prescrizioni del codice della strada anche l'attività di rilevamento dei limiti di velocità all'interno del contesto acqueo lagunare di Venezia. La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza del 31 maggio 2022, nel giudicare relativamente ad un verbale elevato mediante utilizzo del telelaser,
in un canale lagunare urbano, il telelaser è una sorta di autovelox, per spiegarci, ha evidenziato che allo stato attuale della legislazione italiana appare esclusa l'applicabilità del codice della strada per colmare le lacune del diritto della navigazione. La cabina di porto di Venezia aveva cercato di affrontare e disciplinare gli aspetti descritti con una propria ordinanza, che nell'intento di mitigare al massimo i rischi di sinistri nei canali marittimi di competenza, dovuti agli accresciuti volumi di traffico, aveva previsto l'obbligo per le unità da passeggeri di installare a bordo un sistema di identificazione automatico che avrebbe consentito anche il controllo della velocità. Tuttavia, il TAR Veneto, a seguito di ricorso di alcune associazioni riconducibili alle sigle di Taxi Acqueo, con sentenza in data 22 aprile 2021, ha annullato il provvedimento, in particolare sulla base dell'assunto che quest'ultimo sarebbe stato adottato senza il dovuto concerto con gli altri enti competenti, secondo il regolamento provinciale del 1998 per la navigazione locale nella laguna veneta. La problematica potrebbe essere risolta attraverso un intervento di legge che sancisca l'obbligo di impiego del sistema AIS, di rilevamento tramite quindi il GPS, a bordo delle unità che svolgono servizio da passeggeri, ossia che trasportano più di 12 passeggeri nella laguna veneta, nonché disciplini l'uso del telelaser per il rilevamento della velocità di tutte le altre unità che circolano nella medesima conterminazione lagunare. Per quanto riguarda il sistema AIS, la cabina di porto di Venezia ha già effettuato positive sperimentazioni in collaborazione con il naviglio locale, verificandone l'efficacia anche ai fini del controllo della velocità, come risulta da una scheda illustrativa che allegherò alla presente relazione. Con quest'ultimo argomento riguardante il moto ondoso in laguna, ritengo di aver concluso il mio intervento. Ringrazio nuovamente tutta la Commissione, lei, signor Presidente, per l'opportunità offerta. Rimango a disposizione per le vostre domande. Grazie a lei, ammiraglio, per il contributo. Do la parola all'onorevole Pellicani. Grazie Presidente e grazie Ammiraglio per la relazione ampia, dettagliata, che ha anche messo in luce alcune delle criticità che riguardano la navigabilità della laguna, l'accesso al porto, insomma, si è capito, credo, in modo molto chiaro quanto complicata sia la convivenza tra un delicato equilibrio ambientale qual è la laguna e l'operatività del porto commerciale e del porto turistico. Ecco, sono tantissimi, sì, gli spunti che suscita la relazione, però mi concentrerei su due questioni. Una, un chiarimento. Quando parlava della necessità, ovviamente, di intervenire per evitare la frana delle rive del canale dei petroli e la necessità di portarlo a 100 metri di larghezza, mi pare di aver capito, e anche di prevedere dei punti di evoluzione per le manovre delle navi. Ecco, volevo una chiarificazione su questo tipo di intervento che suggeriva. E poi, in relazione appunto a tutte le difficoltà che ha messo in luce, la necessità che condivido di trasformare il porto di Venezia in un porto regolato, quindi attivo 24 ore su 24, soprattutto alla luce di quando diventerà definitivamente operativo il MOSE, con tutte le criticità da risolvere, non solo per la realizzazione dell'opera, ma anche ad esempio delle conche di navigazione che, come ricordava, soprattutto quella relativa al Malamocco Marghera, che è stata costruita male, mi pare debba essere appunto modificata. Ma al di là di questo, cioè come incide la mancanza oggi ancora del protocollo fanghi e del piano morfologico per adeguare i canali e renderli navigabili? Grazie. Un'ultima battuta sulla questione del moto ondoso, l'ultimo punto che ha affrontato, che è un tema anche di grande attualità in questi giorni, con grandi polemiche anche sulla stampa locale. Ecco, per la difficoltà di anche elevare sanzioni a chi infrange le regole. Ecco, su questo lei pensa che la legge speciale possa intervenire in modo puntuale per regolamentare
un sistema che riguarda alla fine solo la città di Venezia, credo, in questi termini. Grazie onorevole Pellicani, prego ammiraglio a lei per la risposta. Sì, grazie onorevole per le tre domande. Allora, circa i 100 metri e l'allargamento ai fini di consentire il passaggio delle navi, avere al centro, cioè al canale Malamocco-Marghera, come dicevo, il canale Malamocco-Marghera, che è lungo 21 chilometri, ha un'accessibilità a senso unico alternato. Quindi vengono formati dei convogli che entrano, ormeggiano e successivamente il convoglio in uscita esce. Questo accade tutte le mattine e tutte le sere durante la giornata anche, ma normalmente i convogli vengono. Al fine, per ragioni proprio anche di sicurezza, bisognerebbe individuare lungo i 21 chilometri, il più al centro possibile, per ragioni ovviamente, un'area dove poter consentire che una nave in ingresso e una in uscita possano transitare in sicurezza. Solamente a questi fini, proprio per dare la possibilità sempre ad una nave che ha qualche problema in porto di poter uscire. La secondo aspetto, i 100 metri. Perché ho parlato di ordinanza riguardante il vento e riguardante le navi da crociera nel mio intervento. L'autorità marittima è intervenuta a seguito di un'analisi condotta sui simulatori, con un'ordinanza per limitare l'accesso delle navi da crociera a Porto Marghera con condizioni di vento a seconda particolari, cioè che si elevano a seconda del tonnellaggio delle navi. Più alto il tonnellaggio, ovviamente, minore deve essere il vento per poter accedere al porto. Perché questo? Questo è dovuto innanzitutto alle caratteristiche della crociera, che hanno delle infrastrutture estremamente elevate, quindi hanno una grossa esposizione al vento e quindi devono portarsi al vento. Nel momento in cui spostano la prora all'interno del canale, va bene, nella direzione del vento predominanti su Venezia, è evidente che se il canale è stretto vanno quantomeno a strusciare lungo il canale. Quindi bisogna consentire di avere una larghezza, noi la chiamiamo cunetta del canale, cioè il canale deve essere non deve essere fatto a V, ma deve avere proprio le caratteristiche anche a una profondità di 7, 8, 9, 10, 11 metri a seconda di dove ci troviamo, di 100 metri. Questo per le attuali navi da passeggeri che arrivano a Venezia. Spero di essere stato chiaro su questo punto. Il secondo punto riguarda il porto regolato. Beh, come ho già detto, sul porto regolato incide moltissimo quello che è il sistema MOSE, che unico nel sistema nazionale va in qualche modo a fare sì che dobbiamo con un'attenta attività di monitoraggio delle navi in ingresso e in uscita avvisarle che ci sarà l'eventualità di poter alzare o abbassare il MOSE, quindi di chiudere il porto e costringerle ad uscire. Immaginate questo per una nave da crociera, ma anche per i traghetti che sono sempre entrati a Venezia. È un'attività molto complessa, assolutamente. A questo è connesso gli aspetti dei servizi tecnico-nautici, perché sapete che a bordo delle navi sale il pilota, le navi devono prendere i rimorchiatori e quindi c'è costantemente questa riorganizzazione, con ovviamente anche dei tempi e quindi degli stracosti, perché come sapete bene una nave ha dei costi elevati, sia che sia una nave passeggeri, ovviamente, che sia una nave da carico, ovviamente con caratteristiche diverse. Fanghi,
Beh, i fanghi sono assolutamente una questione fondamentale perché sono direttamente collegati agli scavi manutentivi. Si è proceduto in questi costantemente con quello che c'era la possibilità. Il provveditorato, l'autorità di sistema portuale, ha dato il via, ha dato, non il via, ha continuato a svolgere questa attività, ma è ovvio che, quello che è rilevante è il piano morfologico che andrà a individuare i nuovi siti di collocamento dei fanghi, che se non vengono trovati all'interno della laguna, ricordo che tutti i fanghi debbono rimanere in laguna, quelli che vengono scavati in laguna, quindi vanno individuati ed è proprio questo i luoghi dove portarli, ed è proprio questo lo scopo del piano morfologico. Se non c'è manutenzione dei canali, lo ripeto, potete immaginare che la sabbia, ovviamente il sedimento gira per la laguna, si creano vengono chiamate motte qua lungo i canali che sono un problema per la sicurezza della navigazione e per l'accessibilità nautica. È evidente che anche la conterminazione dei canali deve essere con sistemi assolutamente sostenibili, deve essere manutenuta, completata ed assicurare che non vi sia uno scivolamento all'interno del canale della sabbia o del sedimento. Ultimo argomento, il motondoso, sì, onorevole, assolutamente un provvedimento in questo senso va sicuramente attraverso una norma legge speciale, secondo me. Proprio per la specialità della laguna di Venezia è il luogo assolutamente adatto in cui introdurre e chiarire senza altri rimandi a regolamenti, perché c'è già stato c'è stato un provvedimento nel 97, il 422, che prevedeva appunto un regolamento a cura poi della provincia. Che non ha sortito, ahimè, al giorno d'oggi ancora gli effetti voluti per l'implementazione di un sistema proprio di introduzione allora si parlava di GPS su alcune tipologie di traffico, unitamente ovviamente all'utilizzo del telelaser, che è assolutamente fondamentale e che non può essere ricondotto al codice della strada. Questi sono due aspetti centrali che se la norma contemperasse sarebbe veramente importante, sarebbe veramente la soluzione di questo tema. Grazie. Grazie a lei, ringrazio l'ammiraglio Pellizzari per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiaro conclusa l'audizione. Buon lavoro, ammiraglio. Grazie Presidente, saluto la Commissione a lei. Grazie, la seduta è tolta.